Voliamo sulle montagne rocciose canadesi per documentare tutto il fascino di una specialità emergente tra gli appassionati dell'alta montagna, l'heliski. Molta attenzione viene rivolta a materiali e attrezzature e naturalmente all'apparecchio che segnala la presenza di eventuali dispersi sotto la neve. Il rischio di una slavina su questi pendii non è affatto trascurabile. Una volta che l'elicottero ha trasferito il gruppo di sciatori in cima al primo canalone, l'avventura ha inizio. Qui non esistono piste, sentieri, impianti di risalita. Unico punto di riferimento è la guida, che conosce ogni discesa metro per metro e precede la comitiva segnalando tempestivamente le eventuali insidie del terreno. Qualche decina di chilometri più in là affrontiamo le Monashees, forse i pendii più belli di tutto il Canada. Qui si scia da novembre a maggio, sempre e solo in neve fresca. In media da queste parti ne cadono un paio di metri a settimana. Se sciate qui da noi, recita un proverbio locale, non preoccupatevi della direzione, tanto siete già in paradiso. Ai più esibizionisti il compito di stupire il pubblico con le acrobazie del Crazy Ski, un concentrato di salti e capriole in cui si rischia letteralmente l'osso del collo. Siamo assaliti da un dubbio. Che sia questo lo sci del 2000? I più ardimentosi, infine, possono cimentarsi anche con il parapendio, sintesi di sci estremo e deltaplano, nato come paraplan sulle Alpi francesi e adottato con entusiasmo al di là dell'oceano. Per chi ha fegato, il divertimento è assicurato.